1, 2, 3, 4. Cosa pensi di scaldarti il liceo scientifico in più rispetto alle altre scuole? Allora, parlando sinceramente, il primo anno qui, cioè io sono venuto qui perché non avevo la minima idea di cosa voler fare, non volevo entrare in un istituto professionale perché non sapevo come, tuttora non ho ancora le idee chiare su quello che volevo fare, però posso affermare con sicurezza che il liceo scientifico e il liceo in generale è quello che ti dà la possibilità di conoscere te stesso, ti dà altri 5 anni per poterti delineare sia la personalità sia quello che tu vuoi fare. Il liceo scientifico ti prepara ad affrontare con una maggiore maturità quella scelta che poi dovrai fare durante la scelta universitaria. Quindi, se tu avessi voluto prendere magari direttamente un istituto professionale dal primo superiore, magari poi ti ritrovi durante il corso degli anni a cambiare idea e quindi non hai più i mezzi necessari ad affrontare con prontezza un eventuale cambio di direzione quando tu vuoi fare l'università poi. Mi sento felice di aver scelto lo scientifico per questo motivo. Sono venuto solamente l'anno scorso, ho cominciato il 4 in questa scuola e mi sono trovato molto bene rispetto alla scuola dove andavo prima. E l'anno scorso ho partecipato alla giornata della musica ed è stata una giornata fantastica. Nella mia scuola non c'era mai stata una giornata del genere. Una giornata di questo tipo è una buona occasione per fare nuove amicizie, per vedere anche, per conoscere i talenti di molte persone anche che non si aveva la minima idea che alcune persone, magari anche i tuoi compagni di classe, sapessero suonare uno strumento o avessero delle abilità in qualche ambito e fossero così bravi. Quindi secondo me è stata una giornata molto molto interessante per vari aspetti, non solo per non è diciamo una giornata per perdere scuola, ci si diverte tanto, però è molto molto utile. Innanzitutto, rispetto alle altre scuole, il liceo scientifico offre una preparazione che è più complessa, al suo tempo è più ardua e di conseguenza riesce a districarsi in tutti i campi del mondo, sia nel mondo del lavoro e soprattutto nell'ateneo, quindi nelle università. Di conseguenza, passando quindi alle materie di cartello che sono presenti nel liceo, abbiamo quindi la fisica e la matematica che, se fatti in maniera adeguata, connesso utilizzo dei laboratori, possono considerarsi discipline abbastanza abbordabili in tutte le facoltà universitarie. Che emozioni hai provato nel rappresentare un'intera scuola? Beh, sicuramente è stato molto bello, perché diciamo che anche il modo in cui è successo, nel senso che io l'anno scorso mi candidai ed ero lo sfavorito, quindi vincere le elezioni da sfavorito e poi andare a rappresentare quelle che sono un po' le idee di tutti e cercare di collaborare con tutti gli studenti di questa scuola è stata sicuramente una cosa molto emozionante. Sei felice dei risultati ottenuti? Più o meno, nel senso sono felice di quello che ho fatto finora, però sono sicuro che si può fare molto molto di più anche con la collaborazione di tutti, perché una cosa si può fare ma si può sempre migliorare, quindi l'obiettivo è quello di cercare di proporre idee sempre nuove che possano anche portare un'utilità all'interno dell'istituto. Ma sì, sono soddisfatta perché il liceo scientifico, proprio in qualità di precursore dell'università, mi sta facendo acquisire un metodo di studio. Questa infatti è la priorità di un liceo più di un istituto tecnico, il quale ha l'obiettivo alla fine dei 5 anni quello di farti acquisire un buon metodo di studio che ti aiuta poi negli studi universitari, che saranno la continuazione degli studi liceali. Quindi sono abbastanza contenta e soddisfatta e sono convinta che poi sarò sicuramente avvantaggiata negli studi dell'università. Allora, io quest'anno ho iniziato il progetto di teatro con la professoressa Benvenuto e un altro rappresentante dell'associazione Contatto, che sarebbe Francesco Dagnigiuri, e con lui abbiamo fatto questa iniziativa. In pratica è stata particolarmente istruttiva perché ci sono state diverse classi che hanno partecipato e inoltre ci ha permesso di entrare nel mondo delle donne, che è stato il tema di questo progetto teatro. E inoltre siamo stati capaci di addentrarci nel mondo dell'arte, cioè il teatro, con svariati esercizi da parte di Francesco Caligiuri.
Alla fine abbiamo fatto una rappresentazione sia a Rossano che a Corigliano. Allora, io sono convinta che il liceo scientifico sia una scuola diversa e particolare rispetto alle altre, perché mentre le altre scuole ti indirizzano verso degli impieghi e delle occupazioni specifiche, il liceo scientifico è più come una scuola di prova, tra virgolette, che ti spiana la strada verso tante occupazioni, tutte le occupazioni, per la vasta preparazione che ti fornisce. Il liceo scientifico ti dice scegli, hai tutto questo a disposizione, adesso scegli. Infatti gli studenti nel corso dei 5 anni del liceo scientifico maturano, percepiscono se sono più portati verso le materie scientifiche o verso quelle umanistiche e così scelgono la strada verso il loro futuro, quella che seguiranno poi durante gli studi universitari. Com'è cominciata la scuola quest'anno? Ci sono novità rispetto agli anni precedenti, progetti in atto? Intanto c'è una novità fondamentale che è a livello nazionale, quello che c'è la riforma che è stata fatta nel luglio di quest'anno, l'Agenda 7, che cambia molte cose nella scuola italiana, quindi ci dobbiamo riferire a questa nuova riforma. E quindi insomma, ci sono molte cose che sono cambiate. Per quanto riguarda noi, ci siamo date delle regole un po' più rigide nei confronti dell'anno scorso. E quindi bisogna seguire le regole che sono state approvate dal Consiglio d'Istituto, come gli orari di entrata e di uscita, insomma, che sono. Per il resto penso che gli insegnanti sono più o meno gli stessi, perché anche se ci sono degli insegnanti nuovi a seguito di trasferimento, a seguito di pensionamento, però c'è sempre la più grande disponibilità da parte di tutti gli insegnanti, sono insegnanti preparati, c'è anche la disponibilità da parte della dirigenza a tenere conto delle esigenze degli alunni, quindi bisogna stare assolutamente tranquilli. Per il resto, l'altra novità della riforma è che il POF, che è il piano dell'offerta formativa dove ci sono tutte le attività della scuola, il POF non sarà più annuale, ma sarà il POF triennale. Infatti a questo punto dell'anno scolastico, negli altri anni, era già stato predisposto, adesso invece, siccome lo dobbiamo fare entro il 31 ottobre, noi predisporremo questo POF triennale, quindi al suo interno ci saranno tutti i progetti che la scuola dovrà sviluppare. Poi nella riforma ci sono tanti altri aspetti che sono importanti, adesso mi viene in mente uno degli aspetti importanti è l'alternanza scuola-lavoro, che fino all'anno scorso riguardava soltanto gli istituti tecnici e professionali, invece da quest'anno nella riforma c'è scritto che anche i licei devono fare almeno 200 ore di alternanza scuola-lavoro, anche se questo riguarda essenzialmente il triennio, dopo è sempre soggetto, sono sempre attività soggette a finanziamento. For wrecking my friend, having such enough my